le prime festicciole a 10, 11, 12 anni. Già l'ho ricordato una volta, ero nel salotto di casa di Zeo, rigorosamente maschietti da una parte e femminucce, poi ci siamo poi emancipati nel corso del tempo. Avevi già un bel sorriso, non ricordo bene. Era un salone d'onore molto diverso. Era un salone d'onore che non so neanche io perché, però lo appurerò. Aveva dei colori che non erano così luminosi. C'era un bruttissimo marrone scuro. Non c'era questa luce, non c'era questo pavimento, c'era una moquette che lo ricopriva. Klaus. Klaus, dove sei? Eccoti. Appena 3 medaglie d'oro. Chiedo scusa. Questa presenza così meravigliosamente ingombrante di cui stiamo parlando oggi. Grazie a tutti. Io penso che siamo tutti sportivi e quando ci avviciniamo allo sport siamo tutti atleti. Qualcuno poi diventa vincitore, qualcuno diventa campione e si restringe sempre il numero, qualcuno diventa un fuoriclasse, ma le leggende sono pochissime, sono sempre contestualizzati nel momento in cui sono avvenuti e sono sempre epocali. E due fratelli in Zeo, e questo è un peccato mortale, ma è colpa nostra che non ci siamo mai dedicati a trasmettere la cultura di questo che è stato e che sarà e che è uno sport fantastico che ci ha dato moltissime medaglie. Omaggio dei libri con dedica. Eccolo qua, Umberto Martuscelli. Il presidente Malagò è veramente un presidente perché ha a disposizione anche per il cerimoniale. Penso che le due copie siano garantite e penso che ne valga veramente la pena. Ricordiamo che alle 14:15 verrà fatta una prova di evacuazione del CONI. E questo ci... E fu lì che nacquero grandi campioni, non solo Piero Raimondo, ma Giulia Serventi, che oggi è qui con noi, grande amazzone internazionale, la sorella Natalia Serventi, a sua volta amazzone di livello internazionale, l'indimenticabile Adriano Capuzzo, che purtroppo non è qui con noi, ma è con noi. E anzi, lo abbiamo visto, adesso io non ho seguito il loop fotografico, ma compare nelle immagini, perché Adriano Capuzzo ha lasciato degli scritti molto importanti per il mio lavoro, ai quali ho attinto per aspetti importanti. Ma tornando a Carlo Costanzo D'Inzeo, lui dà vita ad una... Questo è importante perché Raimondo si rivolge così ad un fratello, che è il fratello maggiore, e a un superiore in grado, che è il tenente colonnello Gutierrez. Ma Raimondo in quel momento sentiva di essere non più il fratello di Piero D'Inzeo, ma Raimondo D'Inzeo. Voleva affermare la sua indipendenza, la sua emancipazione. Lo fece con una... botta di furore che gli apparteneva in quegli anni giovanili, a differenza di Piero che era invece monolitico nella sua... Piccolo aspetto che... Tanto soltanto... ti riconosci nella definizione di pierista? Io ho avuto tutta la mia vita sportiva, ho avuto quello come faro, no? Perciò è quello che mi ha fatto crescere, è quello che mi ha fatto, mi ha insegnato tante cose, no? E che ambedue i fratelli, Piero l'ho conosciuto più da vicino, ma ambedue i fratelli ritengo che siano quei due sportivi che avevano una visione ancora un po' romantica. Abbastanza, le devo tantissimo, credo che la mia carriera che ho fatto la debba
praticamente a lui, perché è stato quello che mi ha scoperto, ha creduto in me, mi ha dato le possibilità di montare dei cavalli e di fare questa mia carriera. E credo che lui fosse veramente un talento, uno che riusciva a montare tutti i cavalli e ce lo dimostrava. Quando noi ragazzi ai Pratoni avevamo problemi con i cavalli, lui saliva e ci faceva vedere che con lui funzionavano i cavalli. E credo che mi abbia insegnato tantissimo, ma credo che io lo guardavo quando montava lui, quando i tempi ancora montava insieme a noi la mattina, e io non mi stancavo di guardarlo, di rubare con gli occhi quello che faceva, il lavoro che faceva con i cavalli, quando sono io sui cavalli non... E credo che questo mi abbia insegnato veramente tanto. Grazie Gianni per questa testimonianza. Siamo arrivati alla chiusura di questa cosa, credo importante e credo storica.